Quello che voglio dire, sembra che siamo poi, come dire, stasera a martellare su ogni argomento, ma in realtà questa città non, in questa città non si salva niente, perché abbiamo parlato di uno dei capisaldi, no? Quando si pensa a Colleferro andiamo subito a pensare ai rifiuti. Io quando arrivo a Colleferro penso anche all'ospedale. L'ospedale, quello che era l'ospedale. Qua ci siamo incatenati, siamo andati con i passeggini, siamo andati con le mamme, e qua non è cambiato niente. No, è i tentativi sono stati fatti, eppure la situazione è peggiorata. Sono stati promessi, anzi, le chiusure ci sono state. Era stato promesso che molti reparti non sarebbero stati chiusi. Io dico un numero su tutti per capire un po' quella che è la situazione a livello regionale. Quando si parla di 1800 posti in meno negli ospedali, vuol dire che una riorganizzazione in negativo c'è stata, e questa riorganizzazione ha colpito anche l'ospedale di Colleferro, Giovanni, è così. Ma io ricordo in campagna elettorale, non so se ve lo ricordate anche voi, la sfilata di Zingaretti. Devo dire che c'era anche qualcuno che non doveva stare con Zingaretti in quella sfilata, ma come sempre ha voglia di protagonismo e di farsi fotografare, poi ne parleremo. E che sfilava insieme a Zingaretti per promettere mari e monti che l'ospedale non sarebbe stato depotenziato, anzi sarebbe stato un punto di riferimento importante. Si parlava di DEA di primo livello, pensate un po', di potenziamento di alcuni reparti, e avevamo fatto degli investimenti importanti, non grazie a Zingaretti, grazie alle amministrazioni di centrodestra precedente, che avevano investito per fare tutti i nuovi reparti, le nuove sale operatorie. Tutto questo poi come è finito? È finito con la chiusura di alcuni reparti, ginecologia, neonatalità, ostetricia, il laboratorio di analisi, la specializzazione per l'epatite C, tutti i tre parti estremamente importanti nel nostro territorio, che sono stati smantellati, chiusi, dalla mattina alla sera. Come se non avessimo necessità oggi, Colleferro, che aveva la sua storia, la sua identità, non ha più un cittadino che è nato a Colleferro. Si nasce o al Pertini, o a Tor Vergata, o a Palestrina. Pensate un po', ci hanno tolto anche questo radicamento, questa appartenenza. Mi sembra di essere tornata all'epoca del 34-35, quando all'incontrario eravamo noi come territorio Colleferrino che acquisivamo aree degli altri comuni per costruire il nostro comune nel 34. Oggi invece veniamo spogliati, veniamo depotenziati. Ma sapete anche l'ultima novità? Non ci sono più gli UOS nell'ospedale di Colleferro. Cioè, le unità operative semplici non ci sono più, il che significa che sono stati anche falcidiati gli stipendi. Dopodiché io devo dire che ci sono ancora dei medici coraggiosi, degli infermieri coraggiosi, dei portantini coraggiosi nel nostro ospedale. E il signor Zingaretti, che aveva promesso mani e monti, ha distrutto la sanità del Lazio incominciando proprio da Colleferro. Questa è la realtà. E oggi per le donne in maternità c'è un ambulatorio. Pensate un po' come siamo tornati indietro rispetto al passato. Quello era l'ospedale della Croce Rossa, quello era un fiore all'occhiello. Io mi ci sono incatenato per evitare che si chiudesse. Oggi ci dobbiamo vergognare per come lo hanno ridotto. Questa è la realtà in un territorio che ha bisogno di avere un punto di riferimento sanitario importante, qualificato. Qui ci sono stati operatori sanitari di altissimo livello, ci sono stati chirurghi di altissimo livello. Oggi non ci viene più nessuno a Colleferro. Questa è la realtà di fronte alla quale ci troviamo. I posti letto sono diminuiti, le liste di attesa sono aumentate. Oggi, per avere una risposta immediata, ti costringono ad andare dal sistema privato, ovviamente con i costi aggiuntivi che ci sono. Questa è la realtà di questo nostro territorio. Ecco perché
bisogna in qualche modo reagire, recuperare quelli che sono i pilastri fondamentali di una comunità, dove abbiamo bisogno di una sanità sicura, di una sanità che ci sia a fianco, dove la stessa esistenza di alcune industrie richiedono una vicinanza di una struttura ospedaliera, non un suo radicale e sostanziale depotenziamento. La cosa poi che mi fa ridere, e chiudo con una battuta, è che Zingaretti, da quando è diventato presidente segretario, adesso non so più come si chiamano, del Partito Democratico, la prima cosa che ha detto in televisione, rivolgendosi al governo, i bar. Ho saputo che vuole aprire i nuovi bar per ogni circolo del Partito Democratico. No, ma poi ha aggiunto, ovviamente rivolgendosi al governo, che notoriamente non è un governo amico di Zingaretti, no. Ha chiesto: dovete investire nella sanità, bisogna aprire gli ospedali. Proprio lui che li ha chiusi, pensate un po'. No, le due cose clamorose che fanno sorridere un po'. Scusa, ha detto anche un'altra cosa a proposito dei rifiuti. Forse pochi sanno che il 26 giugno, quindi qualche settimana fa, Zingaretti è stato audito alla commissione parlamentare che si occupa del ciclo dei rifiuti e della mafia, cioè della corruzione nel campo dei rifiuti. È stato audito anche Zingaretti. E stimolato da alcuni parlamentari, a un certo punto ha detto candidamente che in effetti nella regione Lazio mancano gli impianti di termovalorizzazione. Certo, mi fatti chiudere. Io adesso sono felice perché finalmente Zingaretti ha detto la verità, mancano gli impianti di termovalorizzazione. Lui ne ha chiuso uno e ha aperto la discarica. Ecco chi è Zingaretti e chi è Sanna, che è lì succube, discepolo di Zingaretti, così, e subisce i diktat che vengono dalla regione Lazio.